Cambiamo argomento e parliamo della prima casa, quale bene più prezioso per tante persone. Molte volte gli effetti della perdita della stessa può causare davvero dei momenti tragici e devastanti quando si parla di pignoramento o magari di una esecuzione e si ha paura per l'appunto di perdere il proprio tetto. Però ci sono delle misure che permettono di preservarla e oggi le conosciamo attraverso alcuni approfondimenti che effettueremo attraverso la nostra ospite. Abbiamo in collegamento l'avvocato Monica Mandico, autrice tra l'altro del libro che si chiama appunto Tutela della prima casa. Avvocato, buongiorno, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, mi sentite, mi vedete? Come sta? Perfetto, sempre bella e la voce puntuale e chiara. Benissimo. Avvocato, con lei oggi parliamo del nostro bene più prezioso. Quando si acquista la prima casa, naturalmente ci sono tante difficoltà per portare al termine il proprio progetto e la paura che possa la stessa essere pignorata è devastante. Naturalmente dobbiamo oggi informare i nostri telespettatori che esistono delle misure per preservare la prima casa, per tutelare la nostra prima abitazione. Assolutamente sì. Allora, iniziamo subito con una comunicazione importantissima. Stiamo parlando della prima casa, quella dove il proprietario ha la propria residenza. Dobbiamo dire subito una cosa, che fino al 31 dicembre del 2020 in tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore. L'aumento dei contagi da coronavirus che ha riguardato l'Italia e molti paesi europei ha reso necessario introdurre misure restrittive alla tutela della salute. Il governo con il decreto legge ristori che ha voluto salvaguardare la protezione della salute dei cittadini per il contenimento appunto del virus ha introdotto una proroga ad un articolo 54 ter che era già stato introdotto nel decreto legge cura Italia come misure urgenti e quindi ha bloccato le procedure esecutive immobiliari in questo momento. Quindi le aste in questo momento sono bloccate e i pignoramenti sono inefficaci fino al 31 dicembre. Allora, ora, mi permetta la puntualizzazione che magari lei avrà fatto poc'anzi, è per quell'abitazione la prima casa, ma bisogna essere residenti, ovvero abitarvi all'interno? Bravissima, sì, dobbiamo mettere in evidenza questo, che la tutela è rafforzata soprattutto per le abitazioni principali del debitore. Quindi questa caratteristica, questo carattere è fondamentale, si deve trattare dell'abitazione dove si ha la residenza anagrafica. Quindi se io sono proprietario di quell'unica casa ma l'ho data in fitto, questo blocco non riguarda questa tipologia di soggetti, anche se francamente non credo che spostare solo di un paio di mesi le procedure esecutive possa poi essere concretamente di aiuto alla situazione dei debitori esecutati in questo momento, che sono ancora più in difficoltà a riprendersi le misure di limitazioni. Comunque, in ogni caso, in un quatario dove c'è una persona fisica che può, diciamo, indipendentemente da questa situazione, qualora subisse un pignoramento, ci sono diverse possibilità, diversi strumenti. Io lo dico in questo testo, molto fruibile sia dalle persone che stanno subendo un pignoramento, sia dai professionisti, e può essere uno strumento di lavoro per poter individuare quelli che sono... Gentilmente, adesso mostriamo ai nostri telespettatori proprio la copertina, il libro sì. Intitolato Tutela della prima casa. Lo diceva sì. Lei, un libro utile che fornisce vari suggerimenti per avere tra l'altro un approccio pratico e comprensibile, perché le chiedo, avvocato, il linguaggio è semplice, di facile sì, il linguaggio è semplice, ovviamente è rivolto a professionisti, ma anche a chi diciamo sta subendo la procedura esecutiva. Ci sono degli strumenti che è possibile, diciamo, in un certo senso ancora riuscire a salvaguardare. Possono capitare nella vita tanti eventi, per cui il mutuatario che all'epoca in cui ha contratto il mutuo poteva pagare, ora è in una situazione di difficoltà. Cioè, per esempio, tra gli strumenti la conversione del pignoramento. Cioè, mi arriva questo atto da parte dell'ufficiale giudiziario, io posso trasformarlo, posso convertire, posso fare una domanda
al giudice per poterlo trasformare e avere un'altra volta la possibilità di un rateizzo che può addirittura arrivare fino a 48 mesi. E questo è importante, quindi in distanza si può fare fino a quando non si è stabilita la vendita della casa. Cioè allora, naturalmente la più grande preoccupazione, siamo felici di ricevere queste notizie oggi, con ecco, la possibilità di rirateizzare, quindi di effettuare nuovamente un rateizzo per portare a termine il pagamento della casa, però molte volte quando è in atto un miglioramento, in un rapporto di causa-effetto, il miglioramento porta automaticamente all'asta. Adesso è così, il libro lo spiega che possiamo, come diceva lei, trasformare questo passaggio, questa procedura e quindi evitare l'asta. Assolutamente, lo possiamo fare, è possibile fare un'istanza di conversione. C'è anche un'altra novità, introdotta dall'articolo 41 bis del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio del 2020, intervenuta prima di questo caos della pandemia. Questo provvedimento ha un carattere temporaneo, però ha l'obiettivo di aiutare i consumatori in grave crisi economica che non riescono a pagare le rate. In particolare la misura si applica agli immobili per i quali sia stata avviata una procedura di pignoramento tra il 1 gennaio 2010 e il 30 giugno del 2019. E sono mobili destinati a essere messi all'asta. Ebbene, anche in quel caso c'è una possibilità di essere agevolato, cioè l'immobile che sia abitazione principale, e quindi non si tratta di seconde case, che sia la casa dove il titolare del finanziamento alla residenza anagrafica il mutuatario abbia restituito almeno il 10% del mutuo. Ebbene, il creditore, in questo caso che è una banca, con il creditore si può fare una rinegoziazione del mutuo. Si può fare questa istanza fino al 31 dicembre del 2021 per importi che non superano i 250.000 euro e non inferiore al debito residuo per gli interessati. Se la banca accetta la rinegoziazione, si può rimborsare il debito in 30 anni al massimo e si può accedere ad un fondo, il fondo Gasparini, che è oggi molto utilizzato. Relativamente alla situazione invece dei mutui, che oggi c'è una difficoltà a pagare ma non c'è ancora la procedura esecutiva all'asta, ricordiamo che la decretazione d'urgenza ha dato la possibilità per i mutuatari di ottenere le moratorie, cioè di spostare in avanti la procedura. C'è anche un'ulteriore altra situazione da considerare, che il fisco, per esempio l'agenzia delle entrate, non possono pignorare la prima casa, l'unica casa, l'unica abitazione. Quindi questa è una cosa molto importante, c'è un divieto di pignoramento. Diciamo che sia l'Equità e l'Agenzia delle Entrate in questa maniera paradossalmente tutelano la prima casa, hanno delle formule per cui la prima casa viene tutelata. Lei prima parlava dei creditori quali la banca, no? Quindi c'è la possibilità anche di poter rateizzare in banca e bloccare quindi il pignoramento quando il creditore è appunto la banca. Senta, avvocato, vogliamo dare un'informazione ulteriore, oltre ad acquistare il libro Tutela della prima casa, che può essere prezioso appunto di valido aiuto, se possiamo gentilmente mostrare nuovamente l'immagine di copertina, come possiamo aiutare i nostri telespettatori se si dovesse trovare contestualmente in questa situazione grave? C'è un numero telefonico che possiamo anche un numero telefonico 0817284404. Chi subisce un pignoramento, un'asta, ha ancora tante possibilità, ci sono tanti strumenti per poter salvare la casa. O seppure la casa viene persa all'asta, almeno cancellare il debito, perché non c'è un automatismo. Molti pensano che perdere la casa all'asta vuol dire anche cancellare il debito, invece no, il debito rimane. E la casa all'asta, che è stata mortificata nel suo lavoro, nel suo valore, perché ogni asta che viene persa viene decurtato il valore messo all'asta del 25%, si perde l'occasione di cancellare quel debito. Ci sono degli strumenti come la legge sul sovraindebitamento o il saldo e stralcio che permettono la possibilità di cancellare il mutuo e riuscire anche, ma eventualmente, a guadagnare qualcosa, a tenere da parte qualcosa. Ci sono tanti strumenti, affidatevi a dei professionisti che si occupano esclusivamente di questa materia, e noi siamo come centro tutele per le famiglie e per le imprese a disposizione presso lo sportello, il cui contatto è 0817284404. Grazie Maria.
Grazie, noi adesso mettiamo nuovamente il numero 081 728 1404 per appunto dare la possibilità ai telespettatori di potersi confrontare con lei, avvocato che per l'appunto tutela il cittadino, in questo caso tutela il cittadino per proteggere la prima casa, questo bene più prezioso, il nostro primo tetto. Avvocato, complimenti come sempre, le auguriamo buon lavoro e a presto. Complimenti a lei, buona trasmissione, arrivederci. Grazie a lei, buon lavoro.